Bene a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e nel consueto video acquisti del mese di giugno. Quindi iniziamo subito con i giochi, perché poi passiamo ai giochi in digitali e poi ai film in Blu-ray. Allora, il primissimo gioco che ho preso per il Nintendo 3DS è New Yoshi's Island, un gioco veramente fichissimo, mi sto divertendo un sacco. Poi per PlayStation 4 ho preso Murdered Soul Suspect, non l'ho ancora iniziato a dire il vero. Ho solamente guardato un po' com'era all'inizio, ma non ci ho ancora giocato molto perché dovevo finire prima altri giochi. Appena lo inizierò, comunque, farò i gameplay per YouTube. Poi, come avete visto dell'unboxing, Saints Row 4, che ho preso praticamente la Super Collector per PC, e Grid Autosport, vi chiedo scusa per il riflesso, ma non so come cazzo metterò oggi, è una giornata di merda perché è tutto buio e non so come mettere il coso qui. Comunque, anche questo volevo iniziare a fare i gameplay, però visto che alcuni canali di cui seguo e che ho rispetto, anche loro l'hanno iniziato, quindi aspetterò. Io tanto sto già cominciando a giocarci e a fare gameplay, ma aspetto prima di postarlo, anche se diventerà un po' vecchio, chi se ne frega. Poi invece in digitale ragazzi, ho preso la trilogia di Far Cry, poi Metro, il primo Metro, Prototype 2, Outlast e The Bureau, con le offerte da Steam praticamente. Bene, ora iniziamo con i Blu-ray. Allora, Blu-ray ho preso praticamente Lego Movie, in questa praticamente confezione che mi ha deluso un attimino, perché pensavo che c'era dentro chissà cosa, pensavo che ci fosse il mondo qua dentro, e invece non c'è un cazzo, è solamente per tenere dentro l'omino. Bene, io già mi ero illuso e qua praticamente c'è dentro il disco. Quindi, una cosa ragazzi, vi chiedo un'attenzione perché alla fine di questo video ci sarà una piccola sorpresina. Poi 300 l'alba dell'impero, che è l'ultimo uscito, sempre in Blu-ray. Frozen, il regno del ghiaccio. Sanctum, o come si dice poi, di James Cameron. Questo qua è un film tratto da un'avventura, da una storia vera, quindi vi consiglio di vederlo perché è veramente fico. Poi qua c'è un retrocopertina simpatico. Poi Jack Ryan, l'iniziazione, tratto da un libro di Tom Clancy, il grande Tom Clancy. Tac, qua non c'è niente dentro. Poi aspettate che faccio un po' di spazio. Tac. Poi, ultimo ma non ultimo, la quadrilogia completa di Robocop, che praticamente contiene il primo Robocop, il secondo, il terzo e l'ultimo uscito nel 2014, praticamente rilegato in questa maniera qua. Li ho visti e veramente li hanno restaurati davvero bene i primi. Ok ragazzi, adesso io praticamente farò una cosa. Questi due hanno dentro, come potete vedere, la copia in digitale. Io adesso, alla fine del video, farò vedere i codici e le istruzioni per ambedue i questi, e niente, il primo che arriva meglio alloggia. Quindi, a presto. Ok ragazzi, scusate ma mi si è scaricata la videocamera. Comunque, stavo dicendo che farò vedere i codici della copia digitale di questi due film, ovvero Lego Movie e 300. È il primo che se li piglia. Bene, ok, qui è tutto da Genetic DNA, vi raccomando, aspettate, ah no, aspettate che adesso spengo tutto e vi faccio vedere i codici. Allora, aspettate un attimo. Ok, allora questa è la copia digitale per praticamente Lego Movie. Allora qua bisogna andare su questo, vi lascio su questo sito, e mettere il codice. Queste sono le istruzioni e basta. Questo per Lego Movie. E invece questo è per 300, che praticamente è la stessa casa, quindi è la stessa procedura e cambia il numero di
Bene, il più veloce fra di voi che va sul sito, si piglia i codici, si accapara la copia digitale di questi due film. Qui è tutto da Genetic DNA, vi aspetto ai prossimi video, ciao ciao!